una cittadina di circa 60.000 abitanti della pianura, tra la pianura e l'Appennina, in Emilia-Romagna. Ecco, e quindi anche la vostra dimensione di vita vi ha permesso di abbandonare l'auto, di spostarvi in questo modo più soft, no? In questo modo più ecologico con la bicicletta. Sì, esattamente. Questo è possibile nelle città, però ecco, ad esempio la città non è ben fornita, diciamo, da mezzi pubblici e quindi comunque sarebbe ancora più semplice, no? Noi siamo stati ad esempio a Friburgo, in Germania, dove tantissime famiglie vivono senza auto. Anche in Italia ci sono varie famiglie che vivono senza auto, però potrebbero essere ancora più incentivati. O comunque ridurre l'utilizzo dell'auto, basterebbe anche questo, no? Sì, basterebbe ridurlo, hai ragione Linda, cioè non è che tutti devono lasciarla, chi non può, però bisogna ridurla. Così come è anche molto importante che noi impariamo a scegliere come spendere i nostri soldi, intanto per nutrirci, no? Voi avrete fatto degli studi, no? Per capire in che modo dare una mano all'ambiente anche con le scelte alimentari. Ci puoi dare qualche consiglio? Allora, sì, sicuramente l'alimentazione incide moltissimo sul, appunto, riscaldamento globale e un'alimentazione più sana, magari ecco, con meno carne, meno latticini, con diciamo, alimenti locali, biologici, può aiutare moltissimo a ridurre il proprio impatto nell'ambiente. Ecco, ad esempio l'impronta idrica, no? La carne bovina ha un impatto, proprio anche uno spreco di acqua veramente enorme, 15.000 litri per produrre 1 chilo di carne bovina. Questo implica tutta quell'acqua che serve nell'intero ciclo produttivo, no? Quindi un'alimentazione o vegetariana o vegana, o basterebbe anche soltanto ridurre il consumo di carne e magari prenderla da allevamenti biologici e locali. Ecco, noi pensiamo che in Italia si consumano 80 kg di carne a testa l'anno, quindi veramente troppi anche per la nostra salute, no? Quindi un'alimentazione anche con alimenti, ecco, o dell'orto, dei mercati, dei contadini locali, anche coinvolgendo i bambini. Noi ad esempio facciamo il pane in casa con la farina integrale che viene dal produttore locale in sacchi grandi, quindi riducendo anche i rifiuti. Quindi sono tutte cose che permettono anche di alimentare un'economia più sostenibile, un'economia locale Linda, e se una riuscivi filiera. pure a evitare un po' a ridurre i rifiuti, che è una delle cose più complicate. Esatto, siamo riusciti a ridurre i rifiuti. Noi fondamentalmente facciamo acquisti dai gruppi d'acquisto solidale, che sono comunque presenti un po' in tutta Italia, sono insieme di persone, di famiglie che si mettono insieme e acquistano direttamente dal produttore. Noi acquistiamo direttamente dal produttore anche in sacchi grandi, quindi acquistando per lo più sfuso. Ad esempio i ceci, il riso, eccetera, vengono in sacchi grandi, in sacchi magari di stoffa. Esatto, questa è l'immagine dei nostri sacchi di riso di 5 kg in sacchi di stoffa riutilizzabili. Oppure, laddove non riusciamo con i gruppi d'acquisto, ci sono comunque dei mercatini locali, negozi che vendono sfuso. Quindi abbiamo ridotto i rifiuti a monte. Linda, Papa Francesco scrive, che è stato veramente un anticipatore di tante cose, no? Lui scrive: la sobrietà vissuta con libertà e consapevolezza è liberazione, non è meno vita. Ecco, tu che cosa hai trovato in questo tuo modo di vivere con la tua famiglia in questi anni, in cui vi siete in fondo forse liberati di molte cose? Che cosa hai ritrovato? È assolutamente vero, è una grande liberazione perché molto spesso troppi oggetti, troppi bisogni indotti ci soffocano, no? E ci tolgono il vero benessere, che in realtà è stare con la nostra famiglia, stare con i nostri amici, tessere delle relazioni umane. E invece molto spesso troppi bisogni indotti ci portano poi a circondarsi di oggetti che poi molto spesso sono inquinanti e richiedono anche soldi, quindi anche questo fatto di dover comprare, spendere, consumare è una sorta di ruota del criceto, no? In cui noi siamo costretti e ci toglie anche tantissimo tempo per vivere. Ecco, tu sei la prova che si può fare una vita sostenibile
anche con degli stipendi normali, in una dimensione normale, con una famiglia numerosa, vero? Perché si dice spesso che è appannaggio solo dei privilegiati poter fare una vita con un impatto più lieve sul pianeta. Assolutamente no, infatti noi con uno stile, con degli stipendi normali, mio marito è educatore, io sono una scrittrice, ma giornalista, però ovviamente non guadagno tantissimo e siamo riusciti comunque a vivere in modo, diciamo, dignitoso e con una buona qualità della vita. Noi comunque spendiamo molto meno rispetto alla media delle famiglie, diciamo, che sono, appunto, che hanno il nostro numero di componenti. Ecco, mangiate pure più sano e fate bene al vostro pianeta e state meglio voi stessi. Tra l'altro tu veramente meriti una medaglia perché quattro figli senza i pannolini, cioè con i pannolini lavabili, è veramente crederci nelle cose, è proprio una cosa stupenda. Io ti ringrazio tantissimo, Linda. Faccio vedere ancora una volta il tuo libro, Questione di futuro, guida per famiglie ecologiche, una piccola guida davvero molto utile con tantissimi consigli e soprattutto anche con delle riflessioni belle, profonde su quello che significa essere in armonia con la natura, avere meno cose che ci appunto ci tolgono energie, pensieri, sentimenti, avere più tempo, no? E più pulizia da dare agli altri. Grazie, grazie a Linda Maggiori, grazie davvero cara, auguri a tutta la famiglia. Grazie, grazie, grazie a voi e di Alla nuovo. prossima! E adesso, Ciao. Emanuele, tocca a te con Filippo, andiamo a capire cosa succede.